Qui a Cecina, oggi al Teatro De Filippo, abbiamo incontrato tutte le associazioni sportive dell'ambito della Costa degli Etruschi, tutti i comuni interessati. Io rappresento il comune di San Vincenzo, che è capofila dell'ambito turistico Costa degli Etruschi, il CONI, soprattutto quella che è poi la struttura sanitaria che in qualche modo ci ha dato supporto per far ripartire le nostre attività sportive all'interno delle nostre strutture, nei palazzetti, in tutti gli impianti sportivi del nostro territorio. Un binomio quello non solo che sport e turismo alimenta quella la possibilità di portare turismo nel nostro territorio, ma anche un momento di incontro, di amicizia, ma soprattutto di vicinanza per tutti quelli che fanno sport all'interno dei nostri comuni. Quindi vogliamo far ripartire lo sport in piena sicurezza e da oggi, con le linee che ci hanno dato, con quello che è stata la discussione, cerchiamo di far ripartire per stare insieme tutte le nostre attività sportive all'insegna dell'amicizia, dello stare insieme, ma soprattutto della sicurezza. Oggi al Teatro di Cecina c'è una bella iniziativa, un'iniziativa molto importante con l'obiettivo di far ripartire lo sport in sicurezza. L'ambito turistico della Costa degli Etruschi, che è costituito da 15 comuni, con capofila al comune di San Vincenzo, ha lavorato insieme al CONI per realizzare un'iniziativa importante come questa. Cecina si presenta a questo appuntamento naturalmente essendo capofila del progetto del turismo sportivo dell'ambito e quindi molto interessata a rifare ripartire le iniziative sportive sul territorio. Questa è stata una serata importante, ci sono stati i medici, docenti universitari che hanno dato veramente un contributo e anche indicazioni su come far ripartire in sicurezza lo sport su tutto il territorio dell'ambito. Quindi un ringraziamento a tutti quanti, in particolar modo al presidente del CONI che ci è stato sempre vicino in questo percorso, il dottor Giannone. Oggi una bellissima iniziativa, quella con cui abbiamo affrontato il tema del Covid, un'iniziativa voluta dal Comune di Cecina, dall'ambito della Costa degli Etruschi. E questo è nato perché è necessario, indispensabile, una ripartenza in tempi eccezionalmente brevi dello sport nei nostri territori. Uno sport che chiaramente non è solo quello agonistico, ma è soprattutto quello rivolto ai giovani, ai bambini, alle persone più anziane, a tutti quelli che hanno anche dei problemi di disabilità. Questo incontro è uno dei primi che si svolge in Toscana, dove veramente siamo riusciti ad affrontare temi veramente importanti. La presenza dell'avvocato, di medici, hanno in qualche maniera aiutato le società, i dirigenti ad avere un quadro più preciso, anche se in un momento di grande difficoltà. Lo sport per noi come CONI è un aspetto troppo importante, fondamentale, per la vita dei giovani, i giovani, i bambini soprattutto, che sono rimasti per troppo tempo in casa con questa pandemia, oggi hanno necessità di riscoprire determinate attività, determinati valori, di poter socializzare. Quindi questo incontro ha voluto essere un momento di confronto e di chiarimento con tutte le realtà del nostro territorio, di tutta la Costa degli Etruschi, e speriamo di poter essere stati di aiuto, ma comunque saremo sempre vicini alle società, alle amministrazioni pubbliche per cercare di far ripartire lo sport dopo questo Covid. È stato un pomeriggio molto piacevole e molto importante per gli addetti ai lavori delle associazioni sportive e di tutto il mondo dello sport. Abbiamo cercato di dare il nostro contributo per chiarire alcuni punti su cui fondare la ripartenza dell'attività sportiva. Siamo certi che la situazione è in divenire e che quindi occorrerà anche nelle prossime settimane stare a vedere quello che verrà disposto dalle varie federazioni in merito alle proprie discipline. Comunque cerchiamo di ripartire con l'attività sportiva, che è fondamentale per tutto il mondo giovanile e per tutta la collettività. Grazie.
L'iniziativa davvero di questa sera è stata molto interessante. Io sono 2 anni che partecipo comunque a questo percorso dell'ambito della Costa degli Etruschi, e il turismo sportivo è stato il nostro primo impegno. E la cosa che mi ha fatto più piacere oggi è stata proprio vedere la presenza di tante associazioni del nostro territorio, anche dei territori collinari, e soprattutto anche associazioni che riguardano sport minori o sport cosiddetti minori, perché in realtà per me lo sport è tutto veramente importante, e sport che riguardano anche l'outdoor, sia collinare, terrestre, che quello anche acquatico. E infatti anche una problematiche che sono uscite fuori oggi sono state proprio quelle degli sport, come appunto gli sport diciamo meno conosciuti, e quindi finalmente con questa iniziativa veramente tutte le attività sportive possono iniziare ad avere un rapporto, un dialogo sia con le amministrazioni che col CONI, un dialogo proprio attivo, presente, vero, reale, che sia la problematica del Covid, che siano le problematiche come sono uscite fuori dell'impiantistica o delle strutture. Quindi è importante comunque aver iniziato questo percorso, molto importante, e noi lo proseguiremo ancora molto attivamente. La giornata è stata molto interessante, soprattutto perché abbiamo cercato di rispondere a tutti i quesiti che chiaramente i responsabili delle varie associazioni sportive hanno fatto, tutti i quesiti che dovuti anche alle linee guida che le varie federazioni hanno emanato e che rendono molto stringenti alcuni aspetti nella pratica quotidiana, cercando anche di rispondere a quelli che sono gli aspetti puramente scientifici e sanitari. Chiaramente l'emergenza esiste anche la necessità quindi di dare delle tutele a chi frequenta gli ambienti dello sport, ma anche abbiamo cercato di tranquillizzare i vari responsabili su quelli che sono alcuni aspetti un po' esasperati della sanificazione in particolare, cercando di convincersi che è necessario convivere anche con questa situazione e quindi tornare in un certo senso a una normalità, anche se con tutte le prudenze del caso. Noi come medici dello sport e come Università di Pisa siamo presenti, ci siamo resi disponibili anche eventualmente nell'organizzazione di eventi sportivi dove ci siano più partecipanti, ma anche eventualmente un pubblico, a fare anche un triage, a organizzare dei triage che permettano quindi di dare una tutela in più a chi frequenta questi spazi. Grazie. Mi trovo qui al Teatro De Filippo, al Teatro Comunale De Filippo qui a Cecina, per l'iniziativa promossa dall'ambito Costa degli Etruschi, del quale come comune facciamo parte, insieme agli altri 14 comuni, che partano dal Rosignano fino ad arrivare a Piombino, comuni costieri, più i comuni all'interno a noi limitrofi, quindi mi riferisco a Casale, Guardistallo, Montescudaio e credo Riparbella, Santa Luce. L'iniziativa era volta appunto, è stata messa per prendere in esame quello che è il problema del Covid. È un'iniziativa sportiva sullo sport, quindi avevamo alla presenza del Giannone, vicepresidente del CONI, e io posso dire che è stata un'iniziativa con successo, che si è svolta con successo, in quanto le associazioni presenti erano veramente, veramente tante, e le tematiche abbiamo parlato, al quale le domande che sono state fatte sono state interessanti, perché quelle associazioni abbiano la possibilità di poter ripartire sempre in sicurezza, chiaramente. Detto questo, io l'auspicio è quello di come ambito Costa degli Etruschi di portare avanti
tantissime di queste tematiche. Qui si sta parlando di Covid, ma ce ne sono, siamo maggiormente, diciamo, coinvolti in tanti, su tanti argomenti. Noi abbiamo tavoli aperti in continuazione e quindi ecco, questo è quanto. Mi auguro che anche da parte dell'associazione ci possa essere stata appunto anche una risposta al periodo che stiamo attraversando. Sono molto contenta di essere qua oggi, questa riunione al Teatro di Cecina, dove è stato un modo per confrontarsi con altre società, parlare con i dirigenti, parlare col presidente Giannone, dove ha dato diciamo conforto a tutte le società, a tutti gli allenatori, a tutti i collaboratori di poter iniziare a fare sport. Oggi i ragazzi, i bambini, gli agonisti hanno bisogno di riprendere l'attività sportiva ed è importante per dare qualcosa in più, ottimismo alla nostra popolazione e ai nostri ragazzi che sono il nostro futuro. Quindi è il momento di riprendere, di ricominciare. Il mio sport è judo, insegna a cadere e da oggi bisogna rialzarsi e riprendere in mano la nostra vita. Non avere paura e seguire le linee guida che ci servono d'aiuto per andare avanti e per iniziare a praticare sport nella maniera più sicura.